Se io credessi che mia risposta fosse a persona che mai tornasse al mondo, questa fiamma staria senza più scosse. Ma perciò che già mai di questo fondo non tornò vivo alcuna, se vado il vero, senza tema d'infamia ti rispondo. Allora andiamo. Tu ed io. Quando si tende la sera contro il cielo come un paziente in preda alla narcosi. Andiamo per semideserte strade. Ritrovi i mormorati di chi passa notti agitati in dormitori pubblici, in ristoranti pieni di segatori e gusci d'ostriche. Strade che incalzano come una tediosa argomentazione di insidiosa mira per portarti una domanda annientatrice. Andiamo a fare la nostra visita. Nella stanza le donne vanno e vengono parlando di Michelangelo. La nebbia gialla che strofina il muso contro i vetri delle finestre. La fumea gialla che strofina il dorso contro i vetri delle finestre. La cacciatora lingua negli angoli della sera. Ha indugiato sopra le pozzanghere che stagnano nei rigagni. Lasciata cadere sul dorso la fuliggine che cade dai cammini. Strisciata intorno alla terrazza ha fatto un balzo improvviso. E vedendo che era una dolce notte di ottobre, si era gomitolata infine intorno alla casa e addormentata. Nella stanza le donne vanno e vengono parlando di Michelangelo. E vi sarà tempo, invero, di chiedersi, avrò l'ardire. È tempo di volgere le spalle e scendere le scale. Con uno spiazzo calvo nel mezzo della testa. Diranno come i capelli si fanno radi. Il mio abito della mattina, il colletto puntato contro il mento. La cravatta costosa e non sgargiante, ma la valora un semplice fermaglio. Diranno che magre le sue braccia e le sue gambe. Avrò l'ardire di turbare l'universo. In un minuto c'è tutto il tempo di prendere decisioni, fare revisioni, che solo un istante poi rovescerà. Io dico, ne sarebbe valsa la pena. Dopotutto, ne sarebbe valsa la pena. Dopo i tramonti, i cortiletti, le strade innaffiate, dopo i romanzi, dopo le tazze di tè, dopo le gonne fruscianti sui pavimenti. E queste e tante altre cose. Ne sarebbe valsa la pena. È impossibile dire esattamente quel che intendo. Ma è come se una lanterna magica proiettasse i nervi in arabeschi su uno schermo. Sarebbe valsa la pena. Se uno, accomodando un guanciale o togliendosi di dosso uno scialle, volgendosi alla finestra, devo dire no, non questo intendevo, no, questo, no, non sono il principe Amleto, né destinato ad esserlo. Sono un cortigiano del seguito, utile per ingrossare un corteo, iniziare una scena a due, dar consigli al principe. Un docile strumento, senza dubbio, ossequioso, lieto di servire a qualche cosa, diplomatico, cauto, meticoloso, pieno di parole solenni, ma un po' ottuso. A volte, in verità, quasi ridicolo. Quasi, a volte. Il buffone. Invecchio. Farò la scriminiatura dietro la testa. Porterò la balza dei pantaloni arrotolata in fondo. Userò mangiare una pesca. Porterò pantaloni di flanella bianca e andrò a passeggio lungo la marina. Ho udito le sirene cantare l'una all'altra.
canteranno per me. Le ho viste cavalcare le onde verso il mare aperto, pettinare i bianchi capelli dell'onda arruffate dal vento, quando l'acqua svaria sotto il vento bianca e nera. Abbiamo indugiato nelle alcove del mare, presso fanciulle marine inghirlandate da alghe rosse e brune, finché voci umane ci destano e annegiamo.